Mister Leo è pronto. E voi? With the left foot, pulls it back to John Kearney, edge of the box. Oh, what a goal! Towards the edge of the box, a little step over, touches it for John Kearney under the left foot. Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati, anzi iniziamo oggi con la carriera allenatore con, come avete visto un po' dalla intro, con il Fulham. Bene sì, Mister Leo per questa stagione e spero per qualche altra stagione allenerà proprio il Fulham. Perché il Fulham? Perché è una squadra di EFL Championship, che è il campionato che volevo provare, perché vedendo un pochino la carriera di Ricky col Bari mi sono appassionato a queste squadre che partono dalla Serie B di un certo campionato per poi arrivare alla Serie A, che in questo caso sarà la nostra Premier League, e cercare veramente di andare a fare dei buonissimi risultati, nonostante la squadra ovviamente ancora non sia attrezzata per la Premier League. Infatti iniziamo dall'FL Championship, appunto, per vedere di aumentare un po' il nostro valore del club. Club che ha delle potenzialità grandissime, proprio per questo ho scelto il Fulham tra le tante squadre di FA Championship. Infatti sono 24 squadre in FA Championship, quindi saranno anche tante partite, un pochino come la Serie B col Bari, come è stata la Serie B col Bari adesso in Serie A. E quindi vediamo un po' cosa farà Ricky, ma non concentriamoci su Ricky, concentriamoci solo su di noi e sulla rosa che abbiamo a disposizione. Faccio vedere in questo primo episodio un pochino la rosa, un pochino come voglio giocare, con quale modulo voglio giocare, e poi qualche obiettivo di mercato. Il mercato inizierà dal prossimo episodio, con anche le prime partite del torneo di precampionato, che ho già scelto, era quello che mi dava più soldi, dove siamo insieme a Legia Varsavia, Stade Rennais e Bari, proprio appunto il Bari di Ricky. Quindi andremo a sfidare Ricky non proprio Ricky, però vabbè, comunque il suo Bari nel torneo precampionato. È stata una cosa abbastanza casuale, perché non avevo nemmeno guardato le squadre che avevo selezionato, avevo scelto semplicemente quello che dava più soldi, perché ovviamente abbiamo bisogno di soldi all'inizio, e casualmente è capitato il Bari. Comunque ho deciso di utilizzare il 4-3-2, che è il modulo che utilizza il Fulham anche in realtà, ed è il modulo quindi predefinito del Fulham. Fulham che parte con questo capitano che è veramente un prospetto incredibile, Kearney, 77, 26 anni, grandi caratteristiche, fonderemo il Fulham proprio su di lui. Poi abbiamo dei nuovi acquisti molto importanti, uno di questi è Fonte come attaccante, una punta molto buona, non velocissima, però abbastanza forte fisicamente, molto resistente, buona di testa, posizione d'attacco 82, ed è molto importante questo, un buon tiro, discreto, 3 stabilità, 3 stabilità, 1,79, non è altissimo, però è comunque una buona punta, un 77 ragazzi è tanta roba. Poi abbiamo anche altri nuovi acquisti, abbiamo Piazon, prospetto che era più interessante forse qualche anno fa, però è un prospetto che mi piace molto, può giocare anche come trequartista, e soprattutto questo Mollo, appena arrivato dalla Ligue 1, può fare l'esterno sinistro e l'ATT, 4 stelle credevole, 4 stelle mossa abilità, è lui uno dei prospetti più importanti di questo Fulham, 27 anni anche lui, non troppo, anzi abbastanza giovane, molto veloce ma anche buono fisicamente, 76 di forza, potenza tiro 81, insomma ha delle buonissime statistiche ragazzi questo Mollo. Non è Mollo ma Malesani, ma che Mollo, no, è Mollo, è il nostro Mollo. Comunque, per farvi vedere un pochino meglio tutti i vari giocatori, andiamo alla brosa, ordiniamo per ruolo, dovrebbe essere già ordinato comunque, andiamo a ordinare per ruolo e vediamo un pochino. Allora, come portieri ne abbiamo tre, abbiamo Rodak che è in prestito al Rotterdam United, 63, 20 anni, può crescere bene fuori dal Fulham, quindi speriamo che cresca. Qui abbiamo due portieri di 25 e 28 anni, entrambi 68, entrambi contenti, entrambi con ruolo turnover, quindi in teoria se prendiamo un primo portiere anche da dargli ruoli importanti, loro rimarrebbero contenti perché hanno come ruolo turnover. Punterei più su Bettinelli, nonostante il portiere titolare del Fulham sia Button, non Jenson ma David, però punterei soprattutto a prendere un nuovo portiere già da questa stagione. Terzini destri abbiamo Sessegnon, 17 anni, ma non è il Sessegnon più importante che abbiamo nel club, è diciamo il secondo Sessegnon, 17 anni, molto giovane, può fare sia terzino destro che difensore centrale, è un 55 di valutazione, quindi
in teoria io sarei più per mandarlo almeno in prestito. Lavoriamo su questo, quindi lo aggiungo alla lista prestiti, perché è un 55, ragazzi, non può mai giocare secondo me in FL Championship. Gli altri due terzini destri sono molto buoni, quindi siamo messi abbastanza bene ai terzini destri. Uno che potremmo mandare in prestito a farsi le ossa e due che possono giocare entrambi come titolari. Odoi, di 29 anni, quindi non ha grandi ampi margini di crescita, e Fredericks, che è un prospetto veramente importante. Infatti, se andiamo a vedere gli attributi, ha 92 di velocità, quindi tanta roba. Buon fisico, buon dribbling, 72, discreto, 60 di difesa, forse un pochino più da lavorare sulla difesa e sul dribbling, però comunque un prospetto molto buono, 24 anni, può crescere bene. Poi abbiamo Sigurdsson, che è in prestito alla Rubin Kazan, 31 anni, ragazzi, io quando torna lo metterei subito sul mercato, perché sinceramente 31 anni, un prospetto, sia un 72, però non so quanto ci potrà essere utile. Se per caso non la vendiamo, comunque nella prossima stagione potrà essere utile nel caso in cui andiamo in Premier, anche se un 72 non mi convince di tanto. Madel, 29 anni, contratto in scadenza tra 12 mesi, proveremo a rinnovarlo, anche se anche lui non è così ottimo, diciamo, come difensore. Giallo, 23 anni, può crescere bene, 67. Rim, 29 anni, anche lui come Madel, stesso identico prospetto. Kalash, che è il nostro difensore centrale più forte, è però in prestito al Fulham, quindi in teoria prossimo anno non ce l'abbiamo. Sicuramente giocherà a titolare questa stagione, perché è comunque un ottimo giocatore, però dovremo prendere se non due almeno un difensore assolutamente fin da subito. Poi abbiamo, ecco l'altro stesso, quello più interessante, ragazzi, 17 anni, già un 66, mostra un ottimo potenziale, lui sarà sicuramente il terzino sinistro titolare sicuramente nella prossima stagione. In questa stagione abbiamo Soares, che però è in prestito, 22 anni, anche lui sarebbe veramente ottimo da riscattare, però non si può fare, quindi dovremo provare a riprenderlo magari nella prossima stagione, perché è un 74 veramente buono, però per il momento Sessegnon potrà crescere insieme, anzi dietro la guida di questo Rafa Soares. Kavanagh invece, 23 anni, 64, già avrebbe meno spazio, potremmo andarlo in prestito, ma non me la sento sinceramente, perché comunque Soares una stagione potrebbe farsela in prestito, secondo me, perché Soares e Sessegnon bastano e avanzano, quindi magari se ne va via Soares, ritorna questo Kavanagh, non è lo stesso prospetto assolutamente, però si può comunque rendere utile. Andiamo al centrocampo, dove abbiamo due centrocampisti difensivi in Cissé e McDonald. Cissé ottimo, 23 anni, un 71, può crescere molto bene. McDonald già più anzianotto, 28 anni, però sicuramente sarà il titolare, anche perché Cissé lo vedo più come CC, meno come CDC, avendo livello intensità d'attacco alta e livello intensità difesa media, quindi tenderà abbastanza a salire, e come CDC non è proprio ottima come cosa, e dovremo assolutamente allenarlo sul tiro, perché già una buona velocità, un buon fisico, una buona difesa, discreto dribbling, passaggi anche da migliorare, quindi passaggi e tiri da migliorare per questo Cissé, per farlo rendere meglio come CC. McDonald invece sicuramente sarà il nostro CDC titolare, non velocissimo, però buono fisicamente, buona difesa, buono anche dribbling, ma soprattutto quel 72 dei passaggi che rispetto a Cissé si farà sentire. Norwood è in prestito e non so nemmeno tanto come utilizzarlo, perché a centrocampo i nostri due titolari sono due nostri giocatori del club, entrambi a 26 anni, entrambi molto buoni, Johansen e Carney, il nostro capitano, che non penso di voler mai mandare via. Comunque scrivetemi nei commenti se secondo voi lo volete tenere nel club fino a che morte non ci separi, mentre Johansen comunque ha anche lui un buon prospetto, entrambi dovrebbero essere i nostri CC titolari. Passiamo alle ali, quindi agli esterni sinistri abbiamo Ojo, che è in prestito, 20 anni, 68, anche lui un buon prospetto, però purtroppo è in prestito. Piazon, idem, in prestito, 73, 23 anni, anche lui sarebbe buono da tenere, però vedremo un pochino come andrà. Mollo, che è appena arrivato dallo Zenit per 7 milioni, un grandissimo acquisto secondo me. Ah, non è arrivato dalla Ligand, ma era allo Zenit, comunque
penso sia a scuola Marsiglia, se non erro, o Saint-Étienne, anzi forse Saint-Étienne. Poi abbiamo Edun, 58, promessa, 19 anni, ragazzi, lui lo aggiungo assolutamente alla lista presi, perché 58 non so come poter utilizzarlo. Anche Williams, 21 anni, 65, contratto di scadenza a 12 mesi, ma cosa ce ne facciamo? Graham, 22 anni, è in prestito, quindi vabbè, non mi interessa più di tanto. Per il momento Williams lo terrei, anche se soprattutto perché tre sono in prestito, uno è Mollo che è appena arrivato, e quindi non rimane nessuno, visto che Edun dovrebbe andare in prestito. Poi abbiamo due trequartisti che non so come utilizzare, entrambi 19 anni, 58 e 57. Io lo aggiungo per il momento alla lista prestiti, no, alla lista trasferimenti, scusate, alla lista prestiti, perché anche loro non so come utilizzarli. Ovviamente potrebbero non andare via tutti in prestito, anche perché quest'anno non arrivano così tante trattative come gli anni passati. Passiamo, direi, prima alla destra, che abbiamo solo Kebano, che per il momento lo utilizzerò come ala destra, però non lo può fare in teoria. 25 anni, 73 di valutazione, un ottimo giocatore. Per il momento lo mettiamo a destra. L'unico altro che può fare l'ala destra è Camara, che può fare anzi l'esterno destro. 69, 22 anni, anche lui può crescere molto bene, magari li alterneremo un pochino. Anfis, promessa, 19 anni, 59, lo aggiungo alla lista prestiti. Perché? Perché abbiamo Aite, che è un ottimo ATT, che può fare l'ala sinistra, che ha 28 anni, 72 di valutazione. Abbiamo Fonte, che ha 27 anni, 77 di valutazione, che dovrebbe essere il nostro attaccante titolare. Poi abbiamo Woodrow, che è in prestito al Bristol City. Quindi la squadra non è così lunga, ha molti giocatori in prestito e molti giocatori da dare in prestito, quindi vediamo un pochino. Io ho già messo lo staff primavera, ho preso osservatore non con troppa esperienza e giudizio, perché non voglio spendere subito tutti i miei soldi, come ha fatto in realtà Ricky nella prima stagione, perché voglio un pochino tenermi, sono un pochino più tirchio, e vedremo di trovare qualche giocatore nel mio vai, perché adesso vi faccio vedere gli obiettivi della dirigenza. Obiettivi della dirigenza che non sono facili. Come vedete, ha priorità massima la crescita giovani, ovviamente. E dobbiamo fare la stessa cosa che ha fatto Ricky con Guidi, praticamente prendere un giocatore al vivaio, aumentarlo di 10 punti e poi schierarlo per 5 partite da titolare o anche in gara in corso, quindi potremmo metterlo pure nel secondo tempo. Oltre a ingaggiare due giovani in prima squadra nella stessa stagione in cui sono stati seguiti, quindi in questa stagione, seguire due giovani e ingaggiarli in prima squadra e schierarli per 10 partite dall'inizio o in gara in corso. Entrambe sono fattibili, però da starci molto attenti. A lungo termine, quindi entro due stagioni, dovremmo far raggiungere una valutazione totale di almeno 10, quindi di aumentare penso di 10, tre giocatori della tua squadra primavera con un potenziale superiore a 85. Anche questo molto difficile, però abbiamo due stagioni per farlo. La fama del brand è una priorità bassa e dovremo semplicemente mantenere una striscia di almeno 85% di spettatori in 5 partite consecutive in casa. Può essere fattibile, non dipenderà troppo da noi, ma insomma un po' dipenderà da noi, dai nostri risultati, assolutamente. Le finanze, anche questo bassa, dobbiamo terminare la stagione con un margine di guadagno di 20 milioni, siamo già al 7%, che equivale penso a 1,4 milioni, quindi potrebbe essere fattibile. Successo in patria, dovremo conquistare la promozione diretta, quindi arrivare tra le prime due in FL Championship, e non è facile, ve lo assicuro, e raggiungere i sedicesimi di finale in FA Cup, quindi penso vincere esclusivamente una partita. Successo continentale ovviamente non ce l'abbiamo, perché non abbiamo coppe continentali. Come vedete il profitto per ora è 795.000, abbiamo 12.300.000 di budget trasferimenti e 88.000 di budget stipendi, che se spostiamo fino alla sticella sui 70.000 di budget stipendi abbiamo 13 milioni da utilizzare nel nostro mercato, quindi la cifra è molto buona. Andiamo a eliminare le mail, che comunque sono quelle iniziali, sugli osservatori, gli assistenti, la dirigenza, quello che vuole, quello che non vuole, ma andiamo a vedere un pochino la mia lista preferiti, che voi arricchirete con i commenti, quindi commentate subito con dei giocatori che volete vedere, che volete che io provi a comprare per acquistare per questo Fulham. Ma andiamo all'hub mercato, dove
ci sono i miei preferiti. Allora, andiamo a ordinarli per ruolo. C'è questo Wilker Farinez del Barcellona, 19 anni, che ha una clausola rescissoria di 18 milioni, è altissima. Però, secondo me, potrebbe essere interessante anche da cercare in prestito. Non so se si può contattare, perché appena penso arrivato al Barcellona, l'avevo visto perché era in teoria svincolato, ma penso l'abbia preso direttamente il Barcellona, quindi potrebbe essere un problema. Magari consigliatemi già un portiere anche voi, perché un portiere, secondo me, di un portiere ne abbiamo bisogno. Due difensori centrali che io vorrei portare al Fulham sono Tuanzebe e Gomez. Entrambi arriverebbero dalla Premier League, entrambi giocatori, prospetti molto buoni. Ovviamente li sto facendo seguire, perché abbiamo bisogno di seguire questi giocatori, perché avete visto quest'anno è impossibile andare un pochino a occhi chiusi, è impossibile, perché gli avversari vi rideranno in faccia, cioè gli avversari, l'allenatore avversario vi riderà in faccia e non vi lascerà contrattare per il giocatore. Quindi dovremo richiedere le informazioni, vedere un pochino quanto prende di stipendio, quanto è la cifra richiesta, e poi andare a trattare. Poi abbiamo un terzino sinistro che è Chilwell del Leicester, anche questo in Premier, pure lui molto interessante come prospetto. Idem Chalobah, che è un centrocampista difensivo centrale, può fare anche il CC dello Watford, si è appena trasferito, quindi in teoria non posso prenderlo fin da subito. Un giocatore che vorrei provare a prendere in prestito è Pulisic, ha una clausola rescissoria di 31 milioni, quindi non è assolutamente nei nostri piani comprarlo, però in prestito, come alla destra, visto che non ne abbiamo di ruolo, può essere molto interessante. Spero che il Borussia Dortmund sia disposto a trattare, anche se non so se si vuole spostare dalla Bundesliga all'FL Championship, non sarà facile. Un altro giocatore sempre di Premier, sempre magari non titolare, è Tom Davies dell'Everton, pure lui un bel prospetto. E poi abbiamo Angel Gomez del Manchester United, che è un ottimo giocatore, secondo me può fare un po' di ruoli dal centrocampista all'ala, 16 anni, giovanissimo, se riusciamo ad accaparrarcelo è veramente un prospetto da far crescere molto bene. L'ultimo è Han Kwang-song del Cagliari, punta nordcoreana, che è talmente in via di prestito, quindi non è disponibile in travolare una trattativa, però vorrei seguire, perché anche lui può crescere molto bene, vorrei tenermelo in questi obiettivi, in questo hub mercato, e vedere un pochino come si svolge la situazione. Comunque, per questo episodio direi di chiuderlo qua, perché vi ho fatto vedere un pochino la rosa, vi ho fatto vedere un pochino i miei obiettivi, un po' gli obiettivi della dirigenza, vi ho fatto vedere anche quale sarà la nostra coppa precampionato che giocheremo, inizieremo a giocare dal prossimo episodio. Quindi commentate con dei giocatori che vorreste che io inserisca nell'hub mercato, per poi provare a intavolare qualche trattativa. Lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto, se vi piace questa carriera allenatore che ho iniziato. Arriviamo a 150 mi piace per questo primo episodio, secondo me ce la possiamo fare. Prossimo episodio inizieremo il mercato, inizieremo il torneo precampionato e inizieremo a vedere se abbiamo fatto bene a scegliere questo Fulham.